Buongiorno Locarno, ben ritrovati. Il primo weekend alle porte, ma anche il venerdì non scherza. È in attesa di una piazza che ci porterà tra Cesare Pavese e il nucleare a suggerirci dove andare durante il giorno, non può che essere il direttore artistico Giona Nazzaro. E anche oggi partiamo dal film. Oggi in concorso presentiamo il nuovo film di Basile D'Acugna, girato come una jam session, è incentrato molto sulla questione, la domanda delle radici. Un film al femminile, dai colori caldi e dalla energia vitale assolutamente irresistibile. Più che un regista, Radu Jude è un filosofo. Ha abbastanza chiaro in testa la relazione che lega le immagini a come noi oggi raccontiamo il mondo. E ha le idee così chiare che si può permettere persino di riderci sopra, con quel tono un po' sarcastico di chi sa che comunque le cose non andranno a finire troppo bene. Tutto il contrario di quel che accade nel suo film, un film liberissimo, anarcoide, che nei momenti migliori arriva persino a evocare la grandezza oscura di Dušan Makavejev. Non aspettatevi molto dalla fine del mondo, però aspettatevi sempre tantissimo da Radu Jude e il suo cinema. Il cinema di oggi assomiglia a cineasti del presente. Questo perché in cineasti del presente c'è l'opportunità di toccare letteralmente con mano quelle che a nostro giudizio sono le energie più vive e stimolanti del cinema contemporaneo. Vi segnalo il film di apertura di cineasti del presente, Excursion, un film che sorprenderà tanti per la sua maturità e la precisione con la quale la regista coglie quel momento vulnerabile di passaggio che separa gli adolescenti dal diventare adulti. Laura Lucchetti è una delle registe italiane più promettenti. Ha avuto l'opportunità di lavorare con un cast d'eccezione nel quale spicca Ilia Vianello, Nicolas Maupas ed Eva Cassel. Ha adattato per il grande schermo il capolavoro di Cesare Pavese, La bella estate, la storia dell'amicizia fra due ragazze mentre si avvicina sempre più minaccioso il fascismo, ed è riuscita a creare quell'inquietudine che la prosa dello scrittore riusciva ad accennare con tanto pudore. La bella estate in Piazza Grande è un appuntamento immancabile. Locarno è da sempre un festival di scoperte, come quella che faremo questa sera con il thriller serbo Guardians of the Formula. Il film rievoca un momento chiave della Guerra Fredda con il passo e il ritmo di un thriller politico dei bei tempi. Un film di cui siamo convinti si sentirà parlare ancora per molto tempo e che stasera fa il suo debutto in Prima Mondiale in Piazza Grande. Questi i consigli del nostro direttore. I film ovviamente non finiscono qui. In concorso internazionale arriva Animal, in concorso cineasti del presente Family Portrait, ma se sfogliate il catalogo o sbirciate nel programma troverete anche perle di Jean-Luc Godard e Ridley Scott. A voi la scelta, buona giornata, noi ci ritroviamo qui domani mattina con Locarno Today.